Ciao a tutti, sono Giovanni di NTA e oggi ci troviamo qui al Santuario Meiji, al centro di Tokyo, perché volevamo farvi vedere un po' la situazione qui in uno dei posti più centrali, più famosi, luoghi turistici più frequentati di Tokyo, la situazione riguardo adesso al Covid-19 e come si sta svolgendo qui in Giappone. Allora, riguardo il santuario è chiaramente uno dei santuari più famosi in tutto il Giappone ed è stato eretto nel 1920 in memoria dell'imperatore Meiji e di sua moglie. Adesso i turisti, come poi andremo a vedere, sono meno del solito, ma soprattutto tendono un po' a rispettare quelle che sono le direttive ministeriali delle 3C, quindi di evitare le 3C, quindi crowded places, closed spaces e close contact settings. Quindi adesso andiamo all'interno e vediamo un po' com'è la situazione. Seguitemi. Molto vicino alle aree affollate di Harajuku e Motesando, il santuario sorprende per la sua bellezza. Il santuario è stato costruito nel 1920 dopo la morte dell'imperatore Meiji e di sua moglie, per dare un posto alle persone per commemorarli. Forse non tutti sanno che la foresta intorno al santuario è artificiale. Centinaia di migliaia di alberi sono stati donati da tutto il Giappone. Mentre camminate nella parte centrale del santuario incontrerete una varietà di alberi come cedri, cipressi e canfora. Avvicinandosi al santuario shintoista potete notare dei colorati barili di sake. Questi sono offerti spesso alla divinità come regalo. Dall'altro lato potete notare dei barili di vino donati da diverse cantine francesi. Si dice che l'imperatore Meiji apprezzasse particolarmente la cultura occidentale e specialmente il vino. Il santuario Meiji è conosciuto anche per la tradizione di Hatsumode, che consiste nella preghiera che si realizza alla divinità il primo giorno dell'anno. Più di 3 milioni di persone ogni anno vengono al santuario per questa preghiera. Allora, all'entrata del santuario abbiamo un luogo molto conosciuto, è il Temizuya. Come vedete però adesso, proprio per colpa della situazione attuale del virus, il posto classico è chiuso e al suo posto è stato installato questo canna di bambù da dove esce l'acqua per purificarsi, perché il significato del Temizuya è proprio purificare mani e spirito prima di entrare al santuario. Per celebrare il 100° anniversario del santuario, alcune lanterne sono state disposte al cancello sud. Dopo il cancello arriverete alla piazza principale del santuario. L'albero alla vostra sinistra si chiama Meotokusu, un albero di canfora per le coppie sposate. Si crede che sia un simbolo benaugurale per le relazioni e i matrimoni. Ok, allora oggi vogliamo mostrarvi come fare nel modo corretto la preghiera al santuario. Volevamo mostrarvelo al santuario Meiji, ma lì le riprese sono vietate, quindi siamo qui al santuario Koami e vi faremo vedere come fare la preghiera. Per prima cosa lanciate una moneta nella cassetta delle offerte, poi suonate la campana se disponibile. Inchinatevi 2 volte, battete le mani 2 volte e poi offrite una preghiera. Infine inchinatevi un'ultima volta e la preghiera è completata. Una parte importante del santuario Meiji è la parte dove ci sono gli ema, sono delle tavolette votive in legno. Le tavolette possono essere acquistate qui all'interno del santuario e dopo in questa area si scrive un desiderio, una speranza per l'anno in corso. Le tavolette poi vengono messe in questo spazio qua e dopo la preghiera o la speranza che sia scritta viene poi fatta arrivare alla divinità, sperando che si realizzi. Allora, come avete visto, le persone sono molto meno del solito qua. Siamo adesso nello spazio centrale del santuario, dove abbiamo lì il luogo di preghiera, dove di solito si fa un'offerta, si batte le mani 2 volte e un inchino per ringraziare lo spirito dell'imperatore. Allora, come avete visto, come vi dicevo, le persone sono molto meno. Le poche persone che ci sono comunque tendono a indossare tutta la maschera e a rispettare il più possibile la distanza sociale. Questo è quello che avviene qui al Santuario Meiji, ma in molte altre parti turistiche di Tokyo. Per adesso però ci fermiamo qua, spero che il video vi sia piaciuto e speriamo di rivedervi presto in Giappone.